Buongiorno a tutti, benvenuti, do il saluto della Camera Penale della quale sono il Presidente attuale. E devo dire che devo ringraziare Arianna Agnese e il Dottor Marinaro per questo impegno in questo lavoro corposo, un lavoro che, come diceva il mio maestro, quando devi presentare un libro, devi presentare un libro innanzitutto guarda l'indice, perché dall'indice cominci a capire che cosa il libro vuole portare all'attenzione del lettore. Devo dire che questo indice ci dà una indicazione, al di là della prefazione del Presidente Lupo, che ovviamente poi sarà egli stesso a dare una illustrazione di quanto ha scritto nel libro. Devo dire che questo libro ci dà una descrizione completa della materia che oggi andiamo a discutere e a trattare. Questa giustizia riparativa. E vorrei iniziare proprio con rubando una frase al Presidente Lupo, non me ne voglia l'autore della prefazione, perché scrive il Presidente Lupo: non è una giustizia alternativa a quella tradizionale, né ad essa sussidiaria, ma complementare, perché tende alla ricomposizione del conflitto tra vittima del reato, lo diceva prima anche Massimo Martinelli, vittima del reato, persona indicata come autore dell'offesa ed altri soggetti appartenenti alla collettività secondo la definizione che della giustizia dà il decreto legislativo 150 del 2022. Credo che questo sia proprio il focus di questa giustizia riparativa. Allora, le domande, Massimo, possono essere molteplici. Da avvocato mi chiedo, ma noi avvocati siamo pronti ad entrare nelle maglie di un percorso di giustizia riparativa, e soprattutto questo tipo di giustizia riparativa è premiale per l'imputato? Perché non vorrei che questo tipo di giustizia riparativa che stiamo introducendo nel nostro ordinamento poi alla fine sia una giustizia riparativa che di premialità a poco, perché in sostanza se non pensiamo ai reati efferati dove un percorso di giustizia riparativa può portare dei benefici anche dal punto di vista carcerario, una giustizia riparativa che alla fine mi fa arrivare ad ottenere un attenuante è sufficiente perché io intraprenda un percorso così complesso come quello che è previsto dalla nostra normativa? Certo, siamo stati obbligati ad introdurre questa nuova, nel giudizio minorile già questo percorso è sperimentato e certamente applicato molto più che nei giudizi dinanzi ai tribunali ordinari, però è stata un recupero di quello che ci imponeva una direttiva europea che noi abbiamo recepito parzialmente e che adesso stiamo recependo in senso totalizzante, perché ovviamente avremmo avuto delle infrazioni, sono state aperte anche delle procedure nei confronti dell'Italia che non aveva recepito questa giustizia riparativa. Ecco, però io credo che questa forma di riappacificazione tra autore dell'illecito e forse non la vittima del reato, ma io direi una riappacificazione tra l'autore dell'illecito e la società nella quale questo autore in sostanza vive e rende le sue attività quotidiane. Quindi procedure riparative a cui sono chiamati a partecipare anche enti ed associazioni esponenziali degli interessi pregiudicati dallo stesso reato. Certamente non sono io a doverlo spiegare a un auditorio così competente. Un percorso complicato, e quindi ritorno alla mia domanda: siamo pronti? Non lo so se siamo pronti, perché sai, in Italia noi avvocati abbiamo un approccio che non è mai verso una scappatoia dal processo, si tende molto di più a vivere il processo e a portare avanti il processo, però credo che questa riforma Cartabia per molti versi ci impone di cambiare approccio verso alcune scelte da fare, perché molto al di là del fatto che il processo
e questo noi penalisti lo critichiamo da un po' di tempo, sta diventando sempre più un processo con un focus spostato verso la vittima del reato anziché verso l'autore del reato. Diceva Calamandrei, il processo è dell'imputato, non è certamente un processo della vittima del reato. Certo, c'è una vittima e va tutelata, però il processo non ce lo dobbiamo dimenticare, è dell'imputato e le garanzie vanno applicate soprattutto al giusto processo nei confronti dell'imputato. Ecco, quindi una serie di problematiche che si aprono, nuove, interessanti, una sfida certamente che l'avvocatura raccoglierà e saprà raccogliere, come abbiamo raccolto sempre, le modifiche legislative anche quando non ci sono piaciute. Vi auguro buon lavoro e vi ringrazio a nome della Camera Penale e di tutti i penalisti romani.